Presidente Conte, lei ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Chi l'attacca propone un modello amministrativo sanitario. Quale propone? Il modello Lombardia. Colleghi, colleghi, colleghi. Si è visto com'è andata. Si è vista com'è andata quella politica iniziata niente po' di meno che da Formigoni. Lui e il centrodestra in Lombardia hanno tagliato in poco più di 20 anni 25.000 posti letto pubblici, assegnando il 40% delle risorse alla sanità privata. Sospendo la seduta. È finita stracci in faccia e ci sono state reazioni così violente che hanno anche lacerato all'interno gli stessi partiti, e le reazioni più vigorose le ha avute il partito della Lega. Questo perché sono state accuse dirette ad un territorio che ha amministrato da anni, perché da quel territorio, da quella regione provengono i leader del partito, gli uomini che hanno più peso, e anche perché un po' la lingua batte dove vuole il dente. È ovvio che quella regione, la Lombardia, che ha avuto più morti, che ha avuto più diffusione del virus, forse rappresenta un laboratorio dove cominciare a fare una riflessione sul ruolo della sanità pubblica e su quella privata, ma per farlo bisogna riavvolgere il nastro, tornare a quei momenti in cui gli ospedali erano pieni, le sale della terapia intensiva erano pieni e i medici dovevano fare una scelta dolorosa, scegliere cioè a chi staccare l'ossigeno e a favore di chi. Ecco, all'improvviso dal profondo dei social spuntano due che hanno la faccia dell'angelo, simile un po' a quella della, che è sulla cupola dell'ospedale più noto, San Raffaele, che in ebraico significa colui che guarisce. I due raccolgono in pochissimo tempo 4 milioni di euro di donazioni, aderiscono uomini, persone, privati da 52 paesi e poi vogliono donare questi soldi a un ospedale pubblico. Ma Houston, where è problem? Qual è il problema? Lo vediamo. Ciao ragazzi, oggi siamo qua perché vogliamo dare il nostro contributo anche noi e usare la forza divulgativa che abbiamo per condividere un messaggio molto importante, ma soprattutto per cercare di contrastare insieme questa emergenza che è in atto in Italia. All'appello di Fedez e Ferragni rispondono subito tante persone comuni e soprattutto molti personaggi del mondo dello spettacolo. Ti voglio sostenere anch'io la bellissima iniziativa di Chiara e di Fedez. Di fronte a cose così importanti dove ne va la salute di tutti noi, sia doveroso contribuire, quindi vi lascio il link, fate swipe up e donate quello che potete. Ciao Chiara, ciao Fede, anch'io e la mia Big siamo pronti a sostenere questa bellissima iniziativa, lascio il link qui, fate swipe up per poter donare o comunque mandate in giro questo messaggio bellissimo. C'è stata una partecipazione che non ci saremmo aspettati, le donazioni sono arrivate da 52 paesi in tutto il mondo. Al momento è la campagna di crowdfunding più grossa che si sia mai registrata in Europa su GoFundMe e secondo me è un grande messaggio di unione e di coesione. La nostra prima intenzione era quella di destinare tutto al sacco perché dalle comunicazioni che ci arrivavano ci sembrava l'ospedale lombardo milanese più in prima linea in quel momento. Guarda, ti faccio anche vedere che avevamo già preparato le grafiche per il sacco, cioè noi eravamo già pronti e addirittura inizialmente, vedi, c'erano le foto dell'ospedale, avevamo fatto fare questa cosa fantastica, il virus. Per questo Fedez contatta il primario dell'ospedale Sacco, il virologo Massimo Galli, per capire in che modo far arrivare i soldi. Ma la conversazione con il primario va in un modo completamente diverso da come se l'aspettava. Cioè, a me quello che è stato detto da Galli, e spero di aver compreso bene, è in sostanza noi, non, il grande tema per aiutarci in questo momento non è offrirci del denaro, ma è darci della forza lavoro, cioè a noi ci servono infermieri e dottori, cosa in cui io non potevo assolutamente intervenire. Nonostante mi sentivo un po' di troppo, insomma, gli dissi comunque che, cioè, insomma, i soldi non fanno mai male, non so come dire, no? Quindi scrivo un messaggio la domenica a Galli e gli chiedo, lo sollecito, lui legge il messaggio ma purtroppo non mi risponde
penso perché preso da questa emergenza. E non ha mai più risposto? Non mi ha mai più risposto, no. E così l'ospedale Sacco perde i 4 milioni e mezzo di euro che Fedez voleva donare. Dopo aver aspettato inutilmente la risposta di Galli, Fedez e Chiara Ferragni si rivolgono infatti al San Raffaele. Io conosco personalmente il presidente, penso sia, presidente del San Raffaele, l'ho chiamato io di persona e gli ho detto: guarda, io voglio entro lunedì fare la raccolta fondi, se mi metti in piedi una cosa, un programma, un piano che funziona e mi attivi tutto e mi mandi i documenti entro domenica, la faccio con te. E così, in favore del San Raffaele, ospedale privato, fiore all'occhiello del gruppo San Donato, in poco più di una settimana si raggiunge la cifra record di 4 milioni e mezzo di euro. Quindi in un batter d'occhio il San Raffaele ha accettato... In mezz'ora. Grazie a quei soldi, il San Raffaele ha costruito un nuovo padiglione di terapia intensiva con 24 posti letto. Il mio auspicio è che siano, che quei posti di terapia intensiva siano destinati alla collettività e che laddove ci fosse l'ipotesi di non crearne profitto sarebbe francamente una bella cosa. E sperando che il San Raffaele accolga il suo invito a non fare profitto sui 24 nuovi posti di terapia intensiva creati con i soldi della collettività, dopo la donazione record, a Fedez non è arrivata ancora la telefonata di Galli, ma inaspettatamente è giunta la chiamata del miliardario Elon Musk, patron di Tesla, che gli annuncia l'intenzione di donare all'Italia ventilatori e altre attrezzature sanitarie. In quel momento quindi mi sono trovato a gestire, da fare da intermediario tra strutture pubbliche e Elon Musk. Fa abbastanza ridere. Il tema era: Elon Musk sta decidendo a quale paese donare, quindi era una sorta di concorso per chi fosse più meritevole di quelle attrezzature, e il mio obiettivo era portarle a casa per il nostro paese, ecco. E com'è andata? Non credo si sia conclusa in niente, ho trovato difficoltà nell'ottenere delle risposte. La sensazione che ho avuto vivendo delle dinamiche interne a questa emergenza è che le strutture pubbliche siano veramente ingolfate da una burocrazia che le annienta. La burocrazia, ma nominiamolo subito commissario per l'emergenza Covid, Fedez. Ha raccolto in pochi giorni 4 milioni di euro e poi la proposta anche di avere dei ventilatori, dei respiratori per le sale di terapia intensiva offerti dal miliardario visionario Elon Musk. Poi quando ha provato ad offrirli all'ospedale pubblico Sacco di Milano, che è il presidio antivirus al nord e che anche altre donazioni aveva ricevuto, aveva ottenuto 1 milione dal gruppo Campari, 1,5 milioni dalla banca Mediolanum dei Dovis, 658.000 euro dall'Inter, che ha la proprietà cinese, ma quando Fedez ha provato ad offrire i soldi al Sacco di Milano, il professor Galli ha detto no, grazie. Ecco, insomma, questa è una bella notizia perché evidentemente il pubblico non ha bisogno di soldi. La brutta notizia invece è che Galli avrebbe detto: a me più che i soldi servirebbero medici e infermieri, perché mancano. Ecco, insomma, l'avevamo intuito e lo sapevano anche quei politici che si sono irritati, che si irritano adesso quando uno va a ficcare il naso nelle regioni di loro competenza, perché l'hanno scritto nelle carte dell'ufficio parlamentare di bilancio. Negli ultimi 10 anni c'è scritto che sono stati tagliati 42.800 tra medici e infermieri, ora sono stati costretti a richiamare anche i riservisti, e nel Partito Democratico c'è chi batte i pugni sul petto e chiede scusa per la riforma del titolo quinto della Costituzione. Ecco, c'era all'epoca nel 2001 da disinnescare le pressioni della Lega di Bossi, che chiedeva più autonomia per le regioni. Sta di fatto che quella riforma ha tolto dalle mani dello Stato la sanità e l'ha consegnata alle regioni.
e non ne hanno neppure beneficiato. Intanto sotto periodo di pandemia hanno dimostrato che da sole non possono e non sono in grado di agire, ma neppure è servita a sanare le loro casse, perché molte sono commissariate alle prese con i piani di rientro. Questo perché hanno dirottato le risorse verso la sanità privata, che è potuta crescere perché ha potuto anche scegliere le prestazioni che venivano più retribuite, più pagate. È come consentire a un goloso di poter scegliere le ciliegie migliori. Ecco, si sono gonfiati la pancia al punto tale che alcuni hanno anche potuto portare indisturbati dividendi fuori nei paradisi fiscali. La nostra inchiesta a firma di Giorgio Mottola e il nostro Paolo Mondani parte dalla Sicilia, dove è stato arrestato il responsabile dell'emergenza Covid per tangenti, poi arriva in Lombardia, Veneto, passando per il Lazio, dove c'è chi ha scelto le ciliegie migliori. Un ex portantino diventato RAS delle cliniche private, anche lui si fregia dell'angelo, il San Raffaele, si è proposto da subito come il risolutore dei problemi, perché ha capito che dai problemi trae beneficio. Ora dal Covid e anche si è proposto come il risolutore dei problemi alle famiglie. Hai un anziano in casa, non ti preoccupare, me ne prendo cura io. Poi come l'abbia fatto, quella è un'altra storia. Basta risalire il biondo Tevere da San Pietro per incontrare l'isola Tiberina, consacrata ai frati di San Giovanni di Dio che alla fine del Cinquecento aprirono l'ospedale Fate Bene Fratelli, divenuto famoso perché le donne romane ci vengono a partorire. Passò di qui l'epidemia di peste nel 1656, il colera nel 1832 e la Seconda Guerra Mondiale. La struttura resse bene. Poi sono arrivati la TBC e il Covid, nonostante gli 83 milioni l'anno che gli versa la Regione Lazio. Dal 2018 al Fate Bene Fratelli ci sono stati circa 30 casi di tubercolosi. I casi dovrebbero essere all'incirca 70. E poi ci sono stati un grande numero di dipendenti, superiore a 200, che sono finiti in profilassi. L'anno scorso l'ASL RM1 ha definito l'ospedale in condizioni gravi inaccettabili e la Procura di Roma ha da poco rinviato a giudizio 3 dirigenti per lesioni colpose. Da cosa è nata questa situazione? È nata dal fatto che, come sta succedendo adesso per l'epidemia di Covid, non sono stati testati i dipendenti. Lo scorso marzo, poi, succede che il direttore amministrativo De Lillo rimane contagiato dal Covid. Come accade? Cioè, in pratica quasi tutti i manager vengono contagiati. I mega direttori galattici, come avrebbe detto Fantozzi, vengono contagiati. Il problema è che De Lillo fa il pendolare con la Puglia, fine settimana torna in Puglia, si sente male. Quindi lui si presenta al pronto soccorso di Roma. Quando arriva al pronto soccorso non vengono attuate tutte le procedure che sono previste in questi casi di pazienti sospetti. Sì, ma lui aveva fatto delle riunioni? Aveva fatto delle riunioni fino al giorno prima. Perché l'ospedale da 4 anni sta in concordato preventivo, no? Certo, ma l'ospedale prima non aveva un bilancio. Come non aveva l'obbligo del bilancio? Cioè, tutti i pagamenti venivano effettuati cash e grazie al concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa, gli organi religiosi non hanno l'obbligo di bilancio. La regione non ha mai esercitato qualche forma di controllo? La regione, come tutta la politica, cerca di piazzare qualcuno che gli interessa, soprattutto primari o dirigenti. Che cos'è il Fate Bene Fratelli? Se detta così sembra un circo. È lo specchio di Roma. La sanità del Lazio costa ai contribuenti, ultimo dato del 2018, 10 miliardi e 744 milioni. Di questi al privato con i beni e servizi vanno 5 miliardi e 878 milioni, il 54%. Negli ultimi 2 anni sono stati tagliati quanti posti di lavoro nella sanità del Lazio? Nel 2017 e 2018 3.800 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno abbandonato il lavoro. Coperta dai debiti, la Regione Lazio nel 2005 entra nella procedura del piano di rientro. E cosa accade? Taglio lineare dei posti letto, blocco del turnover,
fino a dimensioni incredibili, perché per portando l'età media dei medici degli ospedali a oltre 56 anni. I posti letto per acuti nel Lazio sono 9.683 per il pubblico e 6.447 per il privato accreditato, ossia il 60% dei posti letto per acuti in Lazio sono pubblici e il 40% privati. La situazione veramente incredibile è per il post-acuzie, dove i posti letto pubblici del post-acuzie sono 203 nel Lazio, i posti letto del privato accreditato sono 3.647, quindi il 95% della post-acuzie, in cui rientrano le RSA, l'hospice, la riabilitazione e la lungodegenza, 95% in mano al privato accreditato. Nell'RSA? Che cosa accade? A fronte di 20 letti pubblici di RSA per pazienti Covid aperti a Genzano, abbiamo 200 posti di pazienti Covid positivi in RSA del privato accreditato. Durante l'emergenza la Regione ha creato Covid Hospital soprattutto coi privati, salvando l'ospedale Columbus, già economicamente fallito, impegnando il Policlinico Gemelli, l'Istituto Clinico di Casal Palocco del gruppo GVM dell'imprenditore Ettore Sansavini, Villa Primavera dei Padri Camilliani e il campus biomedico dell'Opus Dei per gli ambulatori. E che ha portato a questa situazione? Le giunte di destra e di sinistra, tutti hanno portato qua. Qui ci sono delle lobby e degli interessi enormi. Angelucci era un portantino, il vecchio era un portantino. Ma che stiamo... Continua. Ma stiamo registrando? Sì, certo che stiamo registrando. Difficile parlare di Antonio Angelucci, il patron di una rete di cliniche e RSA nel Lazio e in Puglia, parlamentare di Forza Italia, proprietario del Tempo, Libero e altri piccoli quotidiani. Dalla Regione Lazio incassa 111 milioni di euro l'anno per i suoi vari centri San Raffaele. Poi ad aprile scoppia il Covid dentro la sua struttura di Rocca di Papa. I NAS parlano di 161 casi, la ASL di 17 decessi. Le insufficienze nella sorveglianza sanitaria spingono la Procura di Velletri ad aprire un'inchiesta e la Regione Lazio ad avviare la revoca dell'accreditamento. La ASL 6, nella relazione firmata da un dirigente che si chiama Fabio Canini, parla di mancata separazione dei reparti tra Covid e non Covid nei giorni successivi, così? Non era semplicemente una struttura adatta ad ospitare pazienti Covid. Gli operatori sanitari, dice la relazione, si cambiavano spesso nello stesso luogo, cioè quelli che si occupavano dei pazienti Covid e quelli che si occupavano dei pazienti non Covid, poi alla fine si cambiavano nello stesso luogo. Probabilmente sì. E i pazienti in entrata come sono stati trattati? Molti pazienti sono entrati con tampone negativo, altri sono entrati senza tampone eseguito. Questo è il San Raffaele di Velletri, chiuso da 10 anni perché senza l'abitabilità. Un ospedale per 450 pazienti che Antonio Angelucci ora mette a disposizione della regione come centro Covid. E improvvisamente spunta lui. Buongiorno, ma lei è Antonio Angelucci? Su Rocca di Papa Angelucci dice di sentirsi nel giusto. La regione che vuole revocargli l'accreditamento è avvertita. Sono 70 anni, io sono 50. Ricordo mio padre che mi svegliava alle 4 di mattina per andare ai mercati generali. 5 anni. Ma quella storia che... Porcantina San Camillo, è vera? È verissima. Quanti anni ha fatto Porcantina San Camillo lei? Forse 9 mesi. Si racconta che le sue fortune sono venute perché lei incontra Cesare Geronzi, che era il capo di Banca di Roma Capitalia, che le comincia a fare prestiti, e il famoso Santarelli, presidente della Regione Socialista, che è suo amico e che in qualche modo convenzionò rapidamente le sue strutture. No, non è vero assolutamente, queste sono favole. Allora, in ordine al presidente Geronzi, nulla di eccezionale, cioè io ho un rapporto decorrentista normale, ho avuto la fortuna di conoscerlo in quanto che lui è di Marino, ma non c'è stato un rapporto particolare col presidente, assolutamente no. Ascolti, ma l'amicizia col presidente socialista Santarelli, il presidente della regione, le ha dato una mano oppure no? No, Giulio Santarelli ha fatto il suo, non mi ha dato una mano, perché l'accreditamento che ha dato a me l'ha dato anche agli altri, non è niente di eccezionale. Lei è stato assolto a ottobre in primo grado per la truffa
ipotetica truffa proprio a partire da questa storia dell'ospedale di Velletri, no? Quello che dicevamo prima, allora io quello che so non mi interesso delle cose legali, però so che diciamo così l'assoluzione è stata per non aver commesso il fatto, così? Assoluzione piena. Ma adesso non lo so. Però accidenti, il pubblico ministero aveva chiesto 15 anni per una truffa di 163 milioni. Cos'era successo dal suo punto di osservazione? Vuole che gli dico la cosa che penso io? Altro che. Ma come si può dire che in effetti lei viene qui, fa un controllo e dice c'è un paziente che non lo trova regolare, che poi non è stata la dimostrazione che non era vero, e lei fa, allora per questo paziente, per i malati che ci sono, per 450, per un mese, per un anno e da quando sono accreditato per 20 anni? Lei ha la sua controllante in Lussemburgo e financo a Cipro, perché? Non so di queste cose, non me ne occupo di queste cose, assolutamente no. Ma lei è il numero uno. E che vuol dire questo numero? Però non mi occupo di queste cose, come lei mi sta parlando di giornali, di queste cose. Sì, è vero, a capo ci sto, diciamo, questa macchina sto io, ma non so di queste cose. Ho capito, me ne occupo. Ma andare... vari amministratori. È un problema legato a fisco, immagino. No, perché? Niente. Non capisce che se uno va in Lussemburgo a Cipro dà la sensazione di voler nascondere qualcosa. Ma che devo nascondere? La finanziaria Tosinvest e la San Raffaele S.P.A. della famiglia Angelucci sono controllate dalla società anonima lussemburghese TRI, a sua volta controllata dalle lussemburghesi Lantigos e Spa di Lantigos. Fino al 2014 la società cipriota Fantasia Trading possedeva molte quote delle controllanti e, spulciando i bilanci, troviamo opere d'arte per un valore di 41 milioni di euro. L'ultima volta che è stato in Parlamento quando è? Boh, quasi una settimana fa, 10 anni fa. Quindi ci vai in Parlamento? Ma non vado a votare, perché non volo. Perché? Perché? Fare numero non mi interessa fare numero. Tanto non cambiamo niente. Ma che commissione sta lei? Ma cosa? Finanza. Ah beh, insomma in finanza ne sa qualcosa. Se non ci vado come faccio a sapere? Lei non mi vuol dire perché sta in Lussemburgo e Cipro. E poi sta in commissione finanza e parlamento. Vabbè, e qual è il problema? Genio Angelucci o qualcuno gli ha lasciato una prateria dove poter scorrazzare liberamente. Sta di fatto che lui è uno di quei privati che da 30 anni detta legge all'interno della regione. Questo indipendentemente dal governatore e dal colore politico del governatore. Ecco, il Lazio ancora oggi ha 9,5 miliardi di debiti pregressi ed è ancora in piano di rientro. Se vai a fare a chiedere di fare una risonanza magnetica presso una struttura pubblica puoi aspettare un mese e mezzo se ti dice bene, e questo nonostante siano passati anni in cui i cittadini razziali hanno pagato super ticket e un addizionale IRPEF super, dall'altra parte sono stati invece sforbiciati i pronto soccorsi, soprattutto quelli dei piccoli centri, alcuni ospedali nei piccoli centri sono stati chiusi, sono stati tagliati 3.600 posti letto, ecco, al loro posto sono invece cresciuti i privati. Nel 2018 Zingaretti chiama a capezzare dell'assessorato alla salute laziale Renato Botti, nato a Caracas ma considerato l'esperto milanese. Quali sono le sue qualità? Basta leggere il suo curriculum. Botti è stato il direttore dell'assessorato di Roberto Formigoni, poi era passato al San Raffaele in qualità di direttore generale della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, ha lavorato a stretto contatto con Don Verze, il mitico Don che ha lasciato la sua creatura con 1 miliardo di debiti e poi prima di morire ha svenduto il San Raffaele di Roma all'ex portantino Angelucci. Ecco, Botti quando nel 2012 Formigoni viene coinvolto con il faccendiere D'Accò nell'accusa di corruzione ha rilasciato ai magistrati una testimonianza al fulmicotone, ha detto è vero, ho avuto pressioni per favorire la sanità privata. Tuttavia nel 2013 viene nominato subcommissario della sanità nel Lazio, è lui che prende in mano i bilanci, è lui che prende in mano
la gestione del piano di rientro decide cosa tagliare. Nel 2014 passa al Ministero della Sanità con la Lorenzin e là ecco che lui fa il piano nazionale della sanità, è lui che gestisce le risorse da dare alle regioni, è lui che stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni. Poi dopo un passaggio alla regione Piemonte torna nel Lazio. Insomma, se uno deve capire perché la politica ha consegnato la sanità nelle mani dei privati, basta, non è che deve fare tante analisi, basta che legge attentamente un curriculum. E c'è chi ancora oggi deve fare i conti con questo sbilanciamento. La regione Lombardia, che in 20 anni ha tagliato posti, letti negli ospedali pubblici, e dall'altra parte ha invece i privati che li hanno aumentati. Questo grazie anche al loro rapporto drogato con la politica. Uno dei gruppi più importanti, l'Humanitas, oggi ha tra i suoi manager Ivan Colombo, uomo vicino a Roberto Formigoni, considerato anche uno dei membri dei Memories Domini, gruppo adulto di Comunione e Liberazione. I proprietari di Humanitas sono i fratelli Paolo e Gian Felice Rocca, ottavi nella classifica degli uomini più ricchi d'Italia. Un piede nella sanità privata e l'altro nell'acciaio. La famiglia possiede infatti anche il gruppo Techint, che è a capo di una delle più grandi acciaierie d'Europa, la Tenaris di Dalmine, in provincia di Bergamo. La fabbrica è rimasta aperta anche durante il blocco totale per il coronavirus. Comunque inizio lavorativo siamo assimilabili al lavoro che avviene all'interno di una fabbrica. L'obiettivo finale è produrre. Quali sono le condizioni di lavoro in Humanitas? Si lavora con organici ridotti, i ritmi degli anni aumentano. E lei copre contemporaneamente più reparti? Si lavora su più reparti, sì, certo. L'infermiere che ha scelto di parlarci a volto coperto lo fa a nome di un gruppo di 10 dipendenti di Humanitas. Per loro la conseguenza immediata della carenza di personale si traduce in turni massacranti. Quando uno fa la notte, ovunque è previsto che tu smonti alle 8 di mattina, riposi la giornata e riposi anche il giorno dopo. Da noi non è così, con quasi la totalità dei casi. Smonti alle 8 e attacchi alle 13 del pomeriggio stesso. Non c'è il giorno di riposo dopo che hai fatto la notte? No, non c'è il giorno di riposo. Si tratta di una pratica vietata negli ospedali pubblici, ma stando alla testimonianza dei dipendenti, in Humanitas avviene soprattutto perché a mandare avanti i reparti c'è anche un piccolo esercito di partite IVA, lavoratori sulla carta liberi professionisti, ma trattati di fatto come dipendenti. Famosa falsa partita IVA, vuol dire lavorano al 100% per Humanitas, full time, quando gli stessi uomini dipendenti non hanno nessun diritto. Questo esercito di partite IVA a quanto ammonta dentro Humanitas? In alcuni reparti può arrivare anche a occupare la metà dell'organico, quasi la metà, il 40%. Quanto guadagna un infermiere? Mediamente siamo sui 1.200-1.300 euro, non abbiamo nessuno scatto. E quindi è frustrante anche questo, perché i soldi penso che non è che mancano, credo che si macinano ultimi su ultimi, milioni e milioni. Il gruppo Humanitas è arrivato a fatturare lo scorso anno 1 miliardo di euro, entrate che dipendono quasi interamente dai soldi pubblici elargiti dalla regione Lombardia e che rendono Humanitas il secondo gruppo privato più ricco della Lombardia. E lo vediamo anche dai ricavi, che passano dai 438 milioni consolidati del 2009 ai 780 del 2016. Quasi raddoppiati. Raddoppiati, perché nel 2018 andiamo a 921, cioè non è una roba da poco. C'è una crescita esponenziale. Sì, nel momento di crisi più nera del sistema industriale italiano. E Humanitas è riuscito in 10 anni a raddoppiare i ricavi in controtendenza anche rispetto alle altre attività finanziarie di Rocca. L'altra società del gruppo Techint, che raggruppa le acciaierie e le attività industriali della famiglia, è passato dal guadagnare 104 milioni di euro nel 2008 a perderne 33 nel 2018. Poco male. Le perdite di Rocca sono state ampiamente ripianate dagli ospedali, che hanno iniettato nei conti bancari del gruppo un'enorme quantità di denaro. Nel 2009 aveva 17 milioni liquidi sui conti, nel 2016 128 milioni,
È un aumento del 1000 per 1000 praticamente. Beh, insomma, si guadagna complessivamente il gruppo in Italia a 500 milioni di liquidi. 500 milioni di liquidi. Mezzo miliardo di euro pronto all'utilizzo sui conti correnti e negli ultimi 10 anni oltre 80 milioni di euro distribuiti come dividendi agli azionisti, quindi alla famiglia Rocca. Capire però chi poi passa l'incasso è davvero complicato. Gli ospedali di Humanitas appartengono infatti a una società che si chiama Teur S.p.A. Teur a sua volta è di proprietà di una società olandese, la Aardek Investments, che però appartiene a una società lussemburghese, la Techint Holding, la quale a sua volta è di proprietà di un'altra lussemburghese, San Faustin. Ma non finisce qui, perché San Faustin è controllata da un olandese, la Stichting Rock & Partners, che formalmente è una fondazione caritatevole. Quindi, dove finiscono i guadagni degli ospedali di Humanitas generati dai soldi pubblici della regione Lombardia? Stanno tutti in Olanda. L'Olanda consente o con la Stichting o con le Antille olandesi un anonimato perfetto e consente una tassazione praticamente a zero sui dividendi. Si arriva in Olanda perché l'obiettivo è pagare meno tasse sui profitti, sui dividendi. Sì, certo, non pagano niente, non è che pagano, di là non si paga. Quindi, senza che i dividendi siano tassati in Italia, i guadagni dei Rocca approdano in Olanda, dove però c'è un premier, Mark Rutte, che in Europa è uno dei più rigorosi avversari dell'Italia quando si tratta di fare sconti sui conti pubblici. Non abbiamo bisogno di maggiori strumenti e iniezioni di liquidità per migliorare l'economia europea. Il miglior strumento è che ogni nazione si conservi ricca da sola. Anche per l'emergenza coronavirus, ecco come ha risposto Rutte a un cittadino olandese che gli chiedeva di non dare nemmeno un euro agli italiani. Lei che cosa pensa di Rutte, del premier olandese? Non penso. Ha visto il video in cui deride un po' noi italiani? Purtroppo in Europa ci sono troppe persone che ingiustamente ci deridono. Il brutto è che noi ci lasciamo deridere. Se le dicessi che una parte dei soldi della sanità lombarda finisce in Olanda... Che non... della sanità pubblica sicuramente non finisce. Quella privata? Beh, i privati poi i soldi li spendono come vogliono. Parlo nello specifico del gruppo Humanitas, che negli ultimi 10 anni si è distribuito 80 milioni di euro di dividendi e i soldi finiscono attraverso un giro di società a delle Stichting olandesi. Io penso a gestire la sanità della regione Lombardia. I margini di profitto degli ospedali privati in Lombardia, paragonati a quelli pubblici, sono fantasmagorici. Le più efficienti ed eccellenti strutture pubbliche in regione riescono a chiudere al massimo in pareggio il bilancio. Il gruppo Humanitas, invece, raggiunge un utile che arriva al 10% del fatturato e il gruppo San Donato, proprietario anche del San Raffaele, arriva addirittura al 15%. Il margine di profitto del gruppo Humanitas è il 10% di utile sul fatturato. Io guardi che allora partiamo dal presupposto che uno possa fare l'imprenditore o guadagnare oppure no. Io credo che se uno rende le prestazioni bene, al prezzo giusto, rende il servizio che si era impegnato a rendere, se poi è bravo e guadagna è un merito suo. Insomma, la sanità privata incassa utili, registra utili dal 10 al 15%, è un'enormità. Gli stessi patron dell'Humanitas, i Rocca, quegli utili se li sognano con le acciaierie, anzi perdono. Comunque, Humanitas ci scrive che le partite IVA sono solo il 7% del personale, ma non specifica in quale campo, ecco, non fa distinzioni se sono tra gli infermieri, gli operatori sanitari o nel personale amministrativo. Poi sostiene che non è vero che chi fa la notte non faccia la pausa di un giorno prima di tornare al lavoro, ma i lavoratori che abbiamo ascoltato sostengono il contrario. Humanitas poi scrive che loro pagano le tasse in Italia, ma non ci dice nulla per quello che riguardano i dividendi. Noi abbiamo visto che una parte dei dividendi degli ultimi 10 anni, invece ammontanti a circa 80 milioni, almeno una parte di questi poi finisce in Olanda, nel paese di quel premier Rutte, al quale non siamo poi così simpatici. Ecco, vorremmo sapere se anche le percentuali
che incasseranno, gli utili che incasseranno dall'emergenza Covid, finiranno in quel paese. Ma come mai i privati registrano utili così importanti quando le prestazioni sanitarie vengono retribuite come per il pubblico? Perché scelgono, insomma, è tutta colpa delle ciliegie. E i privati sono così bravi che, sebbene sulla carta prendano dalla regione le medesime tariffe degli ospedali pubblici, riescono comunque a guadagnare molto di più. Basta guardare ai dati dei ricoveri raccolti dalla professoressa Sartor della Statale di Milano rispetto all'anno 2017. In Lombardia il pubblico ricovera il 65% dei pazienti, ma ottiene soltanto il 60% del budget garantito dalla regione. Il privato invece fa il 35% dei ricoveri, ma gli basta per aggiudicarsi il 40% delle risorse. Per i privati i ricoveri sono dunque molto più redditizi che negli ospedali pubblici. Com'è possibile? È quello che gli inglesi chiamano il cherry picking, no? Vai a sceglierti dal cestino le ciliegie, no? Più buone, quelle più mature, quelle più rosse. Ed è quello che fa il privato in Lombardia? È chiaro che l'obiettivo è quello di avere il tipo di servizio che ti viene remunerato di più e che magari tu riesci anche a, come dire, a derogare con una diciamo complessità organizzativa minore che altri. Si scelgono le prestazioni che costano a loro di meno ma che gli vengono remunerate meglio. Certo, la cardiochirurgia, ma anche gli stroke, per gli infarti. Tra le prestazioni pagate dalla regione ce ne sono alcune che rendono di più ed è su quelle che si sono tuffati i privati, i quali evitano invece le prestazioni che hanno costi così alti da non consentire profitti. Pronto soccorso, per esempio, che è un tipo di servizio che costa. Della bistecca mangia la carne e l'osso, dove c'è un po' di danno intorno, lo lascia ovviamente al pubblico. Il dottor Riccio è il primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale pubblico di Casal Maggiore, in provincia di Cremona. In piena emergenza, a corto di ventilatori e di posti in terapia intensiva, è stato costretto a fare scelte dolorose. C'erano dei pazienti che ormai avevano individuato che comunque non avrebbero risposto alla ventilazione per condizioni cliniche, per anamnesi, cioè per malattie, per come erano arrivati. Ma quando non ci sono le risorse ovviamente si applicano dei criteri clinici e l'abbiamo fatto. Applicare criteri clinici vuol dire che il dottor Riccio, come altri colleghi delle rianimazioni lombarde, è stato costretto a decidere chi intubare e chi no, in base alle maggiori aspettative di vita del paziente. Questa emergenza quanto è dipesa dal modello lombardo di sanità pubblica e sanità convenzionata? Il problema della Lombardia è che ha mostrato tutta la debolezza di questo gigante del piede d'argilla, perché la regione Lombardia ha dato una grossa fetta di sanità al convenzionato, però questo convenzionato non ha obblighi di rispondere in queste situazioni di urgenza emergenza. Però vi ricordate che durante l'emergenza si parlava di trasformazione delle sale operatorie, l'abbiamo fatto tutti, in terapie intensive. E non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto, probabilmente perché il contratto della regione Lombardia col convenzionato non lo prevede. Si sarebbero potute salvare più vite, insomma. Se avessero accolto 5-6 pazienti ciascuna sarebbero quasi 300 posti. Se poi c'è qualcuno che non ha voluto collaborare, valuteremo il perché. Se le strutture private medio piccole, stando alla denuncia del dottor Riccio, non hanno aperto le sale operatorie, i grandi gruppi privati come Humanitas e San Donato invece hanno dato in Lombardia un grande contributo e, per rivendicarlo pubblicamente, hanno acquistato sui principali giornali italiani una pagina pubblicitaria dove compare anche il logo della regione. Io direi che questa emergenza è stato il momento in cui si è data la dimostrazione di come questo rapporto pubblico-privato funzioni. Se mi consente, leggo semplicemente due dati perché non me li ricordo, ma vede, per esempio, noi per quanto riguarda il totale dei letti
che sono stati e che sono accreditati sono 8.620 letti complessivamente, e di questi 4.975 sono stati destinati all'emergenza Covid a curare soltanto malati Covid. Ma mentre il presidente Fontana ci fornisce i numeri, ci accorgiamo che il foglio da cui legge i dati è la stessa pagina pubblicitaria pagata dalle cliniche private lombarde. I dati che lei mi leggeva sono presi dalla pagina pubblicitaria che le associazioni della sanità privata hanno comprato sui giornali. E la pagina mi sembra esattamente quella. Lei mi dice che i dati sono falsi, e allora andrò subito a far fare una ricerca per vedere se sono falsi i dati. O se non sono falsi, credo che debbano essere presi in considerazione. Però su quella pagina c'è anche lo stemma della regione Lombardia, ed è una pagina pubblicitaria di, diciamo, di auto-elogio da parte della sanità privata. Non è stato un errore, secondo lei, concedere il marchio della regione? Non abbiamo concesso il marchio, che loro in quanto... L'hanno preso senza che... Loro in quanto accreditati fanno parte del sistema della sanità, quindi possono utilizzarlo. Questo modello pubblico, misto pubblico-privato, ha evidenziato il fatto che non è vero che la sanità privata è il sistema. Il privato ha scelto l'ambito in cui intervenire, per cui se si ricorda la prima disponibilità è stata data nella cessione di personale. E infatti nella prima delibera del 4 marzo i privati si accordano con la regione per mettere a disposizione degli ospedali pubblici una parte del loro personale. Ma come avevamo già raccontato qualche settimana fa, solo a partire dall'8 marzo cominciano a muoversi a pieno regime, rinunciando a tutte le prestazioni non urgenti. Per cui solo in quel momento la sanità privata è entrata, come dire, completamente in campo, ha svuotato i reparti, come dire, dei casi non Covid. Dopo la puntata del 6 aprile, Humanitas ha acquistato una pagina dell'Eco di Bergamo, firmata da medici e infermieri, in cui si accusava Report di aver detto il falso. Sono stati i lavoratori a comprare quella pagina? No, ovviamente è stato comprato dalla direzione. A me non è stato chiesto di firmare quel documento, ma a qualcuno è stato chiesto. È vero o no che anche dopo che è iniziata l'emergenza, quindi fino all'8 marzo, in Humanitas si è continuato a fare prestazioni non urgenti? Sì, si è continuato assolutamente. È chiaro che un'azienda che non ha come unico fine la salute, ma deve guardare anche le casse, ha cercato di tenere aperto quello che poteva tenere aperto. Che i privati si siano mossi in ritardo rispetto agli ospedali pubblici emerge chiaramente anche dai numeri.